faremo purtroppo video assaggio. Quindi mi raccomando, se avete siti da consigliarci, prodotti che volete, una nostra recensione, mi raccomando, scriveteci sempre tutto. Io direi di iniziare? Sì. Beh, con cosa vuoi iniziare? Okay. Questo? Vai. Allora, questo prodottino qua, che non sappiamo cosa c'è, cioè il marchio, penso sia sempre Oreo. Sì, io penso che sia sempre... Sì, se non sbaglio, sì. Vabbè, non c'è scritto niente, è solo tipo un wafer con la vaniglia disegnata, quindi è libera interpretazione. Ci sono tutti i prodottini bonus che prendo proprio da inserire. Sì, sì. Così. Questo era il Jolly. L'odore è un po' come quell'altro... la tortina. Non è come il nostro wafer ha più sapore, la vaniglia dentro non mi piace, no, non sento questo. All'inizio il sapore della cialda è buono, ma poi? Poi che cos'è? Si perde un po', la vaniglia non più è venuta. No, ma ti lascia un retro, questo è un brutto in bocca, ma senti un po', ti chiuso, non lo so. Comunque potete anche fare a meno di questo, esatto. Quindi se mi chiamassero per provare i prodotti meglio del mercato, secondo me tutti poveri. Però io sinceramente sono dell'idea, faccio un prodotto buono che poi appena lo vedo dico, oh, ma non lo devo prendere, certo, cioè, è normale. E questo è il ragionamento. Prossimo prodotto. Prossimo prodotto. Io direi di andare di un Twixino. Ah, Twix. Un Twixino. Allora, triplo cioccolato. Twix. Poi per il resto è tutto uguale. Sì. Ok. L'ho fatto vedere, sì. Ok. La forma è diversa. È più grande. È più grande. Non ricordo io male, ma mi sembra più grande. Il caramello solidificato? Ma che cazzo? Abbiamo un problema di acrino. Perché? Il sapore è buono. Il problema è il caramello, che praticamente si è indurito, si è freddo, si è solidificato e si attacca ovunque. Cioè è diventato proprio un pezzo... Come si vede? Però è buono. Ma io preferisco il Twix normale. Sì, ma ci somiglia alla fine un po'. Vedi? Forse è freddo. Aspetta, è mischiato col cioccolato. Non riesco a capire. Ah, no! No, non si può scherzare. Qua pare morbido. Cioè, qua pare liquido. No, liquido, come si dice? No, si è, non è freddo. Però ti devo dire la verità. No, è buono. Buono. Come sapore alla fine è molto simile al tutto normale. Poi sente che è più cioccolatoso. Sì. E sente pure un po' il cacao. Ah, esatto, sì, anche un po' il cacao. No, ma è perché... Allora, io devo dire la verità. A parte questo fatto, ma si è solidificato per il freddo. Forse per il freddo. Non lo so, questa non l'ho mangiato, non l'ho mangiato né un Lion, ce l'ho lì nella busta, e neanche un Twix. Quindi non saprei dire un Twix normale, solo al caramello, com'è in questo momento. Non lo so, neanche io. Però comunque, sincera, pure quando tipo lo mangiavamo nella casa, non mi è mai capitato di farlo così duro, con questa mai. No. Non so se è proprio la formulazione del triplo cioccolato. Magari sì, magari sì. Però non è male. Comunque, tutto sommato, ho avuto sei. Ci sei e mezzo pure, perché niente male. E no, questi sono Craving Square Duo Cream, biscotti di cacao con doppia crema.
mi spaventano un po'. Non so, a me mi ricordano pure un po' quei biscotti dei film. Stato al latte, lo sfato di cioccolato sembra un po' un oro saiba. Odore. Cioè, vedete, è proprio una tortina. Non lo so, io questi biscotti così... Il sapore del biscotto, come... Anche qui... La bello. Proprio il burro, il burro cacao, quello là nello stick. No, poi la bello nello stick, ma ti dico pure uguale perché mi piaceva. Azzurro, blu, scuro. Ok. È presente? Uguale. Sincera, io l'ho acquistato perché nella mia mente c'era il concetto di merendina. Dove lo vede il concetto di merendina? Non lo so, ma a me questa forma così mi sembrava che era qualcosa tipo spugnoso. Morbido. Non pensavo che erano dei biscotti. No. La prossima volta gli ordini li facciamo insieme. No, comunque, cioè, il sapore non è... No, loro hanno un'altra cultura di biscotto, come ce l'abbiamo noi qua. Però non è male. Non è male. Siamo un po' di troppo bene, forse. Non sai cosa mi ricorda la ciabatta del biscotto? La ciabatta del cono. Mi dà un po' quella sensazione, forse perché è troppo sottile. No, però il sapore non è male. Non è male. È dolce, è buono, anzi. Però non ci vado... Però non senti la differenza nella crema. Cioè, tipo, non è che senti la crema al latte. No. Però il sapore della crema pure è buono. No, però... Cioè, io preferisco... Un biscotto mangiabile che un biscotto chimico che ti fa venire la pelle d'oca. No, infatti no. Il mio voto è 6. Sufficienza pure per me. Adesso, ultimo. Allora, io ho un po' paura. Anche io perché... Secondo me... E qual è? Hai dimenticato qualcosa. Ti ho dimenticato. La barretta proteica. Ah, scusate, mi sono persa questo passaggio. Ultimo pezzo dolce. Questa è una barretta proteica, giusto? Mm-hmm. Grenade. Si dice Grenade. Grenade. Vabbè. Oreo white. Io non sono una fan delle barrette proteiche. Vediamo, vediamo. Però è bella, eh? Vai, fai tu le recensioni perché tu sei più... Oh. Per essere una barretta proteica, l'odore è Oreo. Cioè, è proprio bella. Il pezzo, c'è il biscotto dentro. Ecco qua, raga, per essere una barretta proteica... Poi ho qua la bianca. A me non piace questo. Ma è proprio la formulazione delle barrette proteiche così. Ma adesso è una barretta proteica. Oreo. È buona? Sì. Lo dici tu, io non ci metto mano qua. Ma sai perché? Perché solitamente queste barrette utilizzano proprio i dolcificanti a morire. Invece quindi per ricreare il gusto, no. Invece in questo caso no. Ti lascia un po' questo credo gusto di proteina, che è normale. Forse, sono sincera, non la finirei tutta. Però è quella barretta che ti dividi che, magari... Esatto, in giornata. Non è male, 6. 6, 7, ci sta. Pringles, è mentale. Questa è un po' paura. Ma secondo me è molto forte, cioè secondo me ha un sapore... A me la menta non piace. Non un sapore di niente. Pringles, cioè il sapore sembra che le classiche, tutte le delle classiche. Infatti sì. Infatti è un po' più giallino perché giustamente... Pronti? Un
No. Ma proprio si sente e non si sente questo formaggio? Non molto. E poi vedi se. Meno male. Dove pensi che c'è una Pringles classica, eh? Uno sprizzo, questa la mini. No. Niente di nuovo, perché un gusto del genere forse già l'ho provato, già l'abbiamo provato, ma meno male. Nulla, ne speriamo che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!